in questo libro l'autore affronta il tema dei meccanismi della cosiddetta dittatura borghese. Una dittatura spinta da un potere egemonico basato sul concetto arendtiano del totalitarismo e l'illusione della democrazia. Un'egemonia con una guerra permanente contro ogni forma di democrazia popolare, contro ogni conquista popolare, una visione completa del mercato, e questi interventi li vediamo sotto forma di rivoluzioni colorate, come i casi della Jugoslavia, dell'Ucraina e attualmente come stiamo vedendo in Venezuela. E su questo argomento ci parlerà il compagno Andrea Martocchia. Grazie, allora io cercherò di parlare con la poca voce che ho, ma con il volume più alto possibile, perché devo contrastare anche acusticamente il disturbo che viene da sotto, che non so se possiamo in qualche maniera temperare, se volete andare giù a dire qualcosa. Però è una situazione che è secondo me una metafora dello stato oggettivo in cui si trovano i comunisti oggi, no? Cioè una voce flebile che è costretta a farsi largo in un contesto di interferenze che arrivano anche nel campo comunista, di, diciamo, insomma, taglio con l'accetta, di infiltrazione ideologica e di linguaggio nel campo comunista, e poi comunque una prevalenza dei megafoni e degli impianti acustici dell'avversario, che rendono veramente arduo anche soltanto impostare il discorso, e quindi poi figuriamoci farsi capire. Allora, le cose che ispira il libro sono tante, anche soltanto quelle su cui mi è stato chiesto di parlare sono tante. Io cerco di essere schematico e breve per darvi comunque molti, molti spunti. Mi collego innanzitutto a quello che diceva Nader all'inizio, cioè che siamo nel 20° anniversario dei bombardamenti sulla Jugoslavia, tra parentesi sabato 6 aprile proprio qui a Bologna facciamo un'intera giornata di riflessione in cui richiameremo tanti argomenti che oggi andiamo ad accennare. E sul fondo della sala avete delle locandine con il programma completo. Sono importanti quei momenti, cioè l'anniversario di quegli eventi è importante perché quello fu veramente uno spartiacque in cui si resero evidenti tante questioni. Questioni che anche il libro di Pascale affronta, aiutandoci per l'appunto a riconoscere il carattere quasi paradigmatico della crisi jugoslava rispetto all'epoca che viviamo e in particolare alla modalità di conduzione delle nuove guerre, delle guerre nell'epoca presente. Quali sono questi punti, questi aspetti paradigmatici? Uno è quello della disinformazione strategica. Nel libro di Pascale ci sono ampie citazioni dallo Surdo, che a sua volta citava dal filosofo Giorgio Agamben, almeno in una fase, insomma, anni 90 di Giorgio Agamben, che poi ha anche cambiato posizioni, con riferimento alla disinformazione strategica sul caso di Timisoara come casus belli per l'attacco al sistema comunista di quel paese, la caduta quindi del sistema guidato da Ceausescu. Disse Giorgio Agamben che si trattava della Auschwitz della società dello spettacolo, e chi osa lo Surdo
si passava così in quel momento di Timisoara dalla società dello spettacolo allo spettacolo come arma di guerra, per la mediatizzazione estrema di tutto quello che è successo attorno ai fatti veri, ma piuttosto falsi, più che veri, di Timisoara. Questo mi ha richiamato alla mente che anch'io ebbi occasione di scrivere proprio nei giorni dei bombardamenti sulla Jugoslavia un saggio che si intitolava La società della propaganda, che è apparso nel primo volume Imbrogli di guerra del Comitato Scienziate e Scienziati contro la guerra, e in cui anche io accennavo al sistema della società dello spettacolo, che andava in quel momento, in quei momenti, a trasformarsi in società della propaganda. Anche lo surdo accenna agli attori materiali di questa disinformazione strategica, che nel caso jugoslavo furono agenzie come la Radar and Fin, pagate da non si sa bene chi, forse sì, da non si sa bene chi, non certo dai diretti interessati, cioè dalle forze nazionaliste e secessioniste di Croazia, Bosnia e Erzegovina e Kosovo, ma piuttosto dai loro sponsor in Occidente, per fare campagna anti-jugoslava e appunto sostenere queste forze nazionaliste e secessioniste nella loro opera di disgregazione del paese federale multinazionale che era la Jugoslavia. Però prima ancora, nella prima guerra del Golfo, erano stati altri ancora gli attori e le agenzie stipendiate allo scopo. Si parlò della Hill & Knowlton, per esempio. Negli anni abbiamo imparato a conoscere tanti nomi di centrali dell'imperialismo che hanno fornito finanziamenti e addestramento per un lavoro di tipo ideologico, di tipo mediatico, di copertura propagandistica in queste transizioni, in particolare nei paesi dell'Europa centro-orientali, transizioni verso il capitalismo, il liberismo sfrenato promosso dall'Occidente. La crisi jugoslava, anche attraverso questo strumento della disinformazione strategica, è stata quindi paradigmatica anche per la maniera in cui sono state demonizzate le classi dirigenti. Dopo Milošević abbiamo visto la demonizzazione con la seconda guerra del Golfo di Saddam, le armi di distruzione di massa, eccetera. Quella di Gheddafi, i soldati che avrebbero preso il Viagra, i soldati libici, oppure le fosse comuni sulle spiagge della Libia mai esistite, o ancora la demonizzazione di Assad e così via discorrendo. Ancora la guerra, la crisi jugoslava è stata un precursore e un paradigma per la tecnica di gettare benzina sul fuoco sulle questioni nazionali, cioè di una presunta presunti processi di autodeterminazione dei popoli, scippando il tema alle sinistre, anche alle sinistre internazionaliste antiimperialiste, e assumendolo in una più generale retorica dei diritti. Di questo poi Pascale parla ampiamente in un capitolo specifico, il capitolo 9, l'uso strumentale di concetti quali libertà, democrazia e diritti umani, e dimostra questo appunto quello che dicevo, che c'è una egemonia culturale
e una dittatura anche sul linguaggio da parte del totalitarismo liberale, come lo chiama Pascale, che riesce attraverso operazioni sottili, ma anche semplicemente attraverso l'impiego di megafoni più potenti di quelli di cui possiamo disporre noi. Ma la cosa veramente inquietante è che un certo gergo inventato e che è di derivazione marxista, marxiana, marxista-leninista e della storia della sinistra, in questi ultimi 25 anni lo abbiamo visto scippato al nostro campo e usato a fini opposti dal campo avversario. E ad esempio, tanto per non andare lontano, se andate in via Cartoleria, in questo istante sta per cominciare la presentazione di un libro che si chiama Sopravvivere a Sarajevo, testimonianze dei cittadini nella città assediata. Tutta la retorica sull'assedio di Sarajevo ha ripreso la memoria dell'assedio di Stalingrado e dell'assedio di Leningrado, anche con trovate propagandistiche come quella del violoncellista che suona sulla strada di Sarajevo, che doveva richiamare il violoncello che trovate esposto a Stalingrado nel museo del loro assedio, oppure altri episodi ancora. Cioè proprio uno scippo della memoria della lotta antifascista per finalità opposte, perché la Sarajevo assediata è in realtà la Sarajevo di Izetbegovic, in cui una classe dirigente islamista porta allo smembramento di un paese federale rispettoso di tutte le identità e le differenze nazionali e religiose, e trasformando quindi ciò che doveva essere rispetto delle identità nel suo opposto, cioè prevaricazione e separazione, non quindi pluralismo, ma viceversa esclusione degli uni rispetto agli altri e separazione, creazione di nuovi muri, di nuovi confini. Ora, con lo slogan di Sarajevo assediata hanno fatto carriera nelle università, hanno scritto libri, ancora continuano nonostante tutto ciò che è venuto dopo abbia io credo ampiamente dimostrato che le cose non stavano nei termini in cui all'epoca furono presentate. Quindi l'Occidente ha buttato anche fuoco sul fondamentalismo religioso, ne parla il capitolo 10 del libro di Pascale. Oggi in Occidente viviamo come una ben meritata nemesi, come una ben meritata punizione, il terrorismo islamico, che però noi prima siamo andati a esportare in Bosnia, come in Cecenia, fino in Cina, in Afghanistan o in altri terreni ancora. E ancora la crisi jugoslava come paradigma dell'uso di armi nuove, di armi particolarmente subdole e perniciose, come le munizioni con l'uranio impoverito oppure le bombe a grappolo. E infine paradigmatica per un aspetto che è quello del sostegno della coltivazione in provetta di movimenti di piazza non veramente spontanei, oppure della distorsione e del manovrare movimenti all'origine, ai primordi, sostenerli, foraggiarli, addestrarli attraverso anche finanziamenti economici, farli crescere e quant'altro, per deviarne gli obiettivi nel senso, secondo le finalità volute e necessarie all'imperialismo occidentale. È stata paradigmatica quindi la vicenda del 2000 in Serbia della organizzazione Otpor, derivante dal
dalla storia nata con le iniziative di Soros, che dapprima si radicò negli anni 90 in Romania e Bulgaria, riuscendo addirittura a prendere possesso, Soros con le sue organizzazioni e fondazioni, con i suoi soldi, dell'intero sistema dell'istruzione, dell'intero patrimonio archivistico-bibliotecario di quei paesi, per poi via via creare una molteplicità di strutture anche in coordinazione con altre scaturigini dell'imperialismo statunitense ed europeo. Così che a un certo punto, fine anni 90, furono promossi corsi di formazione, ad esempio a Budapest, in Ungheria, e a Sofia, dove nacque formalmente Otpor. Come rivelò il Washington Post, a un certo punto la polizia di frontiera serba, all'epoca, 99-2000, notò che c'era uno strano traffico di giovani serbi che si recavano a visitare il monastero serbo di Sant'Andrea in Ungheria. In realtà la loro effettiva destinazione era l'hotel Hilton sulle rive del Danubio a Budapest, dove si svolgeva un seminario promosso dalla USAID. Ed era il colonnello americano della CIA in pensione Robert Helvey che all'inizio del 2000 presso quell'hotel teneva corsi intensivi sui metodi di combattimento non violento. E ricordiamoci che anche il Partito Radicale Transnazionale comincia a usare lo slogan della non violenza nel momento del crollo, della crisi del patto di Varsavia dei paesi socialisti in Europa, ed assume come suo simbolo quello di Gandhi, perché il Partito Radicale Transnazionale si forma come agenzia statunitense dall'Italia per esercitare egemonia per quanto possibile nei paesi in transizione, ex socialisti che devono mutare il sistema da socialista appunto a liberista e capitalista. E quindi cambia nome da Partito Nazionale Italiano, i radicali diventano Partito Transnazionale, cominciano a organizzare congressi in giro per l'Europa, ma questa è un'altra storia. Però volevo dire che lo slogan della non violenza già lo conoscevamo, ma questi che hanno coltivato in provetta Otpor lo riutilizzano e lo portano come slogan puramente retorico anche invece negli scontri di piazza che promuovono a Belgrado. In una intervista posteriore lo stesso ex colonnello americano Helvey ha sostenuto, trovate integralmente questa intervista sul sito del Coordinamento Nazionale per la Jugoslavia, di essere stato all'epoca convocato da rappresentanti dell'Istituto Internazionale Repubblicano, l'IRIA, a Washington, che gli spiegarono che lavoravano con un gruppo di giovani in Serbia e che lui avrebbe avuto il compito di formarli nelle tecniche di resistenza non violenta. Era un lavoro molto importante, stante la situazione di forte instabilità che c'era nella Jugoslavia. Egli avrebbe dovuto addestrare i giovani di Otpor appunto al grande scontro sociale e politico che si andava prefigurando, cioè che loro andavano prefigurando, che loro andavano promuovendo. Si tennero quindi anche corsi di tecniche poi insurrezionali, in realtà solo in Bulgaria, più o meno non violente. In realtà Belgrado, oltre all'esercizio della retorica non violenta, nei giorni di inizio ottobre del 2000 ci sono stati l'assalto al Parlamento con l'incendio delle schede elettorali che ha reso impossibile lo svolgimento del ballottaggio delle presidenziali e quindi che ha facilitato il vero e proprio colpo di Stato che c'è stato con la presa della presidenza da parte di Kostunica, e poi anche assalti alle sedi sindacali e dei partiti legati al governo della sinistra guidato da Milošević.
Su queste esperienze negli anni successivi vennero prodotti veri e propri manuali come From Dictatorship to Democracy di Gene Sharp, che è divenuto poi l'ideologo a livello internazionale di questi rivoluzionari in provetta, libro che è stato recensito pure da Giulietto Chiesa nel 2012. Li trovate in vendita o in distribuzione gratuita anche online sul sito dell'Albert Einstein Institution, che ha fondato questo Gene Sharp e che è tuttora esistente. Sul nostro sito invece trovate una foto che ritrae insieme Sergio Popovic, leader di Otpor, con Sharp e con il colonnello Helvey di cui prima. In un'altra intervista Stanko Lasen dice, un altro dei capi e fondatore di Otpor, ammise che il colonnello Helvey partecipava a quei seminari, ma che loro non pensavano che fosse uno che lavorava per la CIA. Quello che lui ci ha insegnato, cito testualmente, noi adesso lo insegniamo ad altri. Poi nel dicembre 2004 un'intervista a questo Lasendich in cui si dice: la generosità democratica in Serbia, in Ucraina, in Georgia, eccetera, esce in effetti dai conti correnti della USAID, l'organizzazione governativa statunitense, o dall'IRI, l'Istituto Internazionale Repubblicano, legato al partito di Bush, o dal suo gemello Istituto Internazionale Democratico, o anche dalla Fondazione Soros, o dalla Freedom House, o dalle tedesche Friedrich Herbert e Konrad Adenauer Stiftungen, o dalla britannica Westminster. Le trasferte poi in Ucraina da agosto a settembre del 2004 sono state pagate prima dalla Westminster britannica, poi dall'American Freedom House. In Georgia, contro Shevardnadze, pagava Soros. Queste qui sono tutte dichiarazioni di Lasendich, uno degli allievi di questi corsi di formazione della CIA. Negli anni successivi Otpor, il cui gioco era diventato scoperto, scompare di fatto, ma in vari paesi si formano altre organizzazioni con nomi simili e simboli simili. Il pugno che ricorda quello di Lotta Continua in Italia, qui anche ci sarebbe da ragionare su cosa era Lotta Continua, ma non vorrei fare troppa dietrologia. Ma voglio solo ricordare che molto recentemente abbiamo saputo della nascita di un'organizzazione su base internazionale di formazione di questi militanti rivoluzionari con molte virgolette, che si chiama Canvas, di cui sappiamo che è stata protagonista per esempio delle proteste in Libano un paio d'anni fa, e sappiamo che in quella si è formato anche Guaidó, il venezuelano. Per quanto riguarda l'Ucraina, visto che mi è stato chiesto di parlare in particolare dei casi jugoslavo e ucraino, tornando al 2004 citato da Lasendich nella sua intervista, loro lavorarono in particolare attorno alle elezioni del novembre 2004, alle presidenziali, quando gli elementi serbi di Otpor li aiutarono a formare il locale movimento che si chiamava Pora in Ucraina, per una rivoluzione che loro chiamarono delle castagne. Noi sappiamo delle rivoluzioni colorate, loro lì la chiamarono rivoluzione delle castagne. Tutta la fase poi fu chiamata rivoluzione arancione, sappiamo che l'hanno articolata in vari colori quelle campagne. Contribuirono di fatto alla presa del potere di Yushchenko, che è stato un pessimo presidente dell'Ucraina, è quello che ha coltivato una generazione di giovanissimi fanatici neonazisti, che ha promosso la riscrittura della storia a livello istituzionale, a livello scolastico e anche universitario e di istituti di storia dell'Ucraina. E quindi già abbiamo detto che lì hanno avuto un ruolo importante, oltre alle istituzioni statunitensi, quelle europee come le tedesche fondazioni Adenauer e Ebert, legate rispettivamente alla CDU e ai socialdemocratici. Queste sono cose che dobbiamo sempre ricordare, perché
c'è una tendenza anche tra i compagni a pensare che tolti gli Stati Uniti e tolta la NATO i problemi sarebbero risolti. Io non credo che sia così. Io vorrei chiudere il mio intervento con parole di non formale apprezzamento dell'iniziativa presa da Alessandro Pascale con le sue ricerche e con questo libro in particolare. Credo che questo sia molto interessante per noi, perché uno, abbiamo bisogno di nuove leve che facciano lavoro ideologico e teorico, visto che la generazione che abbiamo conosciuto noi e che ha formato malamente per vari motivi, non per colpa loro, noi, purtroppo sta venendo meno, è venuta meno, sono morti i compagni più validi, stanno venendo meno per ragioni biologiche i compagni anche partigiani e quant'altro. In secondo luogo noi abbiamo bisogno, oltre che di nuove leve, di nuove sintesi, cioè abbiamo bisogno di una visione che meglio di tutti hanno i giovanissimi, che non hanno vissuto determinate fasi, che quindi hanno un punto di osservazione esterno a determinati processi e possono trovare una sintesi dialettica anche su questioni e su orientamenti su cui il movimento comunista ha mostrato anche di dividersi, di non saper conseguire una posizione che poi consentisse passaggi ulteriori. Nel lavoro di Pascale ci sono entrambe le cose. Io avevo già notato il lavoro intitolato In difesa del socialismo reale e del marxismo-leninismo. Avevo letto un articolo sulla questione foibe e confine orientale in cui avevo molto apprezzato proprio l'atteggiamento equilibrato di sintesi nella valutazione del socialismo jugoslavo, che è una questione su cui anche io avevo cominciato a lavorare e magari potremmo lavorare insieme, perché vedo appunto che in compagni della generazione precedente alla nostra e soprattutto precedente alla tua c'è ancora un uso di schematismi e di come dire, di slogan e di luoghi comuni dei quali ci si dovrebbe liberare, soprattutto a babbo morto, cioè essendo morti sia Tito che Stalin. Si può vedere il passato per quello che è stato, dove ognuno ha avuto grandi meriti, ma anche, come tutti gli esseri umani che camminano a livello terra, punti di vista parziali, perché nessuno di noi può avere un punto di vista onnicomprensivo di tutti i problemi dell'universo mondo, altrimenti non saremmo esseri umani, per quanto siamo i migliori marxisti e leninisti del mondo. No, non credo siamo dotati dell'onniscienza. E dunque apprezzo per esempio quello che ha scritto Pascale nella prefazione a questo libro, a pagina 17, che è convinto della necessità di concentrare l'attenzione sulla teoria a partire dal presupposto che su tale questione vi siano maggiori arretratezze. Credo, condivido la sua opinione su questo, perché credo che il tema di fondo sia quello della conoscenza. Cioè io credo che il nostro limite maggiore sia sul piano ideologico, perché su quello ci blocchiamo, perché in assenza di quello anche le cose pratiche che facciamo partono zoppe, per così dire. E quindi trovo importantissimo che in questo libro ci sia un capitolo, il 6, sulla distruzione della cultura, cioè del sistema della produzione e riproduzione di conoscenza nel nostro paese, in generale nei paesi capitalistici, e quindi con riferimento ai tagli a scuola, università e ricerca che alcuni di noi hanno vissuto anche sulla propria pelle, con l'impossibilità di lavorare in quel settore, e altri stanno vivendo, anche giovani marxisti, intellettuali marxisti brillanti. Alcuni sono dovuti scappare dall'Italia per fare i marxisti e finire per esempio in Brasile, per citare un nostro compagno esperto di Gramsci. Ritematizzare e attualizzare la questione della disinformazione strategica è l'altra cosa
fondamentale, oggi che si parla di fake news, questo tema è un tema nostro, non è un tema dell'avversario, perché gli inventori delle fake news sono loro gli esperti delle fake news. Soprattutto è un problema nostro perché noi siamo nella fase in cui abbiamo avuto la sparizione della stampa di sinistra, non c'è più Liberazione, non c'è più l'Unità, l'hanno sistematicamente distrutti scientificamente i nostri strumenti di informazione. Tutto il mercato comunque si è spostato sul digitale, sull'informatica, su internet, su Facebook, e quindi abbiamo materia di ragionamento notevole per tante conferenze, visto che abbiamo la dimostrazione tutti i giorni. Il nostro lavoro su Facebook è condizionato dal fatto che è un'ospitalità che comunque il padrone ci consente finché lo vuole. Per esempio il sito di Marx 21, tanto per non andare lontano, ma potrei parlare della pagina della nuova Labarda di Claudia Cernico sulle questioni delle foibe o altro, viene censura, chiude le nostre voci quando vuole. Quindi quella di Facebook è un'illusione, noi abbiamo dei problemi strutturali che dobbiamo affrontare a partire proprio dalla formazione e dalla creazione, produzione e riproduzione di ideologia della quale io credo abbiamo bisogno, e non dobbiamo vergognarci di questa parola e di questa necessità. E ringrazio Pascale, vi ringrazio. Ringraziamo il compagno Andrea per il suo intervento.